Chi potrebbe avere pensato che il Burkini quest'estate fosse stato un tema da discutere a livello mondiale? Il Burkini è questo vestimento che dovrebbe essere un bikini, ma che è piuttosto una burka. E il dibattito su questo è stato fumoso, è stato molto difficile da capire dalla confusione esistente dall'inizio sulla maniera in quale si poteva trattare questo problema. Dopo incidenti di Nizza, dopo il terrore da tantissimi attentati fatti da musulmani estremisti e potrei dire aggiungere anche di tendenza salafista e wahabita. E quindi da una parte abbiamo visto quelli che erano contro essere messi in una specie di pacco che sarebbe i laici estremisti, i xenofobi, islamofobi e tutte queste persone che non accettano la differenza. Dall'altra parte sarebbero i buoni, cioè quelli che pensano che i diritti dell'uomo, che la libertà di pensiero e di espressione religiosa permette assolutamente tutto, particolarmente di trattare le donne in un certo modo. Perché effettivamente nessuno ha provato di pensare esattamente a quello che voleva dire questo proselitismo vestimentario, perché è un proselitismo vestimentario. Per il momento l'Islam wahabito, non parlo di tutto l'Islam, ma almeno questo, molto diffuso nelle moschee francese, belghe, eccetera, perché gli imam sono pagati dall'Arabia Saudita, hanno fatto un proselitismo estremo per provare di obbligare, diciamo, le donne ad essere trattate nella maniera in cui la vedono, cioè una persona impura, una persona pericolosa che se si fa vedere può suscitare dagli uomini una specie di istinto cattivo, diciamo, un istinto sessuale, cioè vedendo una donna nuda o seminuda o vestita in una maniera occidentale, viene subito all'uomo musulmano l'istinto di aggredirla, di scopparla, di violentarla. Cioè la donna è considerata come un animale e quindi si deve proteggere gli uomini dalla donna e si deve riservare una donna al suo ruolo a casa di riproduzione e educazione dei bambini e a un uso sessuale esclusivo, non solo dal marito, ma anche sotto la dominazione dello zio, del figlio, eccetera, eccetera. E quindi questa visione della donna è una visione talmente riduttrice, talmente inaccettabile, vuol dire che la donna non ha neanche una libido, perché la donna quando vede un uomo non dovrebbe neanche avere una reazione. E quindi questo è un elemento terribilmente distruttivo di quello che è la donna, cioè una persona che deve essere rispettata non perché ha un sesso, ma perché è una persona con intelligenza, con capacità di costruire, con capacità di libertà, con capacità di fare tutto quello che fa l'uomo, una persona, in fondo.